Buonasera a tutti. Buonasera. Bene, cominciamo? Direi proprio di sì, Marco. Benissimo. Ben ritrovati a questa sesta edizione dell'Italian Fundraising Award, l'unico premio italiano che ASIF dedica ai protagonisti della raccolta fondi, i fundraiser e i donatori. E prima di entrare nel vivo della serata, direi che possiamo fare una rapida presentazione. Ma direi anche di sì, non tutti ci conoscono. Io sono Giusy Battain, sono direttrice di ABC, Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, e socia ASIF. Tu Marco? Sono socio ASIF anch'io, tant'è che abbiamo lavorato insieme per un po' di tempo nel gruppo territoriale del Triveneto. Divertendoci anche molto, direi. Direi proprio di sì, ASIF fa divertire, oltre che pedalare e lavorare quando c'è da organizzare qualcosa. E sono responsabile operativo, marketing e fundraising presso il Messaggero di Sant'Antonio di Padova. Infatti il mio accento veneto tradisce le origini, come un po' il tuo del resto. Certo, entriamo ora nel vivo della presentazione e lasciamo lo spazio ai veri protagonisti di questa serata. Bene, prima di conoscere i vincitori delle categorie donatore e fundraiser dell'anno, quest'anno il Consiglio Direttivo di ASIF ha voluto assegnare delle menzioni speciali. Chiamiamo sul palco il presidente di ASIF, Luciano Zanin. Bene, grazie e benvenuti anche a questa sesta edizione. Sono 6 anni che siamo qui, sempre ospiti del Festival del Fundraising, che ovviamente insomma, continuiamo a ringraziare perché ci dà, o meglio insieme cogliamo l'opportunità di poter dare vita insomma, a questo premio. Abbiamo dato vita insieme a questo premio, si è evoluto, continua a muoversi e questo ci fa solo piacere, la vostra presenza insomma ne è testimonianza. L'ASIF non vi dico che cos'è, insomma dovreste saperlo, siete tutti dei fundraiser, dovreste essere tutti iscritti, lo sarete molto presto, mi auguro e spero, perché questa è la vostra associazione, quindi la nostra è la vostra associazione. Io credo che al di là di tutto insomma siamo gente che va in giro per il mondo a proporre ad altre persone di partecipare e quindi, come si dice, l'esempio è poi quello che funziona, per cui davvero mi auguro che prossimamente, questa è l'ultima edizione del premio che mi vedrà presente in questa veste. Io, il nostro mandato di consiglio scade a fine maggio, quindi l'ASIF si prepara a rinnovare il proprio consiglio direttivo e anche questa è un'ottima opportunità per chi ha voglia di impegnarsi, perché ritiene che questa associazione sia una cosa importante. Io lo credo fermamente, noi lo crediamo da 6 anni e tra le altre cose questo premio, che ha sempre l'attenzione di tanti di voi, lo testimonia. Vi chiedo, proprio perché è il sesto anno, vi chiedo veramente un minuto di interessi personali in atti d'ufficio. Sono 6 anni che ci sono delle persone che lavorano con noi che si vedono poco e quindi io vi chiedo davvero un minutino di concedermi un ringraziamento a una persona che voi non vedete quasi mai, però se le vostre email trovano una risposta, se le tessere arrivano, se il sito è aggiornato, se le locandine dei gruppi territoriali vengono fatte, se è grazie a una persona che insomma io devo, mi sento, oltre ad avere il piacere, mi sento proprio di ringraziare, lo chiamo qui, è il nostro Davide Moro. Bravo Davide. Vieni avanti, l'hai fatta tu la posizione. Questa è veramente... Davide, cioè... tutti noi, ma davvero tutti noi. Io credo che Davide sia una delle persone che negli ultimi anni ha fatto moltissimo per il fundraising e per i fundraiser, lo fa a tutte le ore e quindi veramente io non potevo finire questa mia esperienza da presidente senza manifestare a lui la mia amicizia, il mio ringraziamento e far vedere a voi che appunto ci sono un sacco di persone che dietro le file lavorano, lavorano molto e lavorano molto bene. Quindi grazie ancora. Bene, momentino di commozione, grazie.
E c'è un'altra persona che intendiamo ringraziare, in questo caso era un ringraziamento, invece questa è una menzione ufficiale. Il consiglio direttivo, ma insomma a nome dell'associazione, abbiamo ritenuto che è vero che insomma noi premiamo una persona ogni anno, sia che sia un donatore o che sia un fundraiser, però ci sono molte persone che lavorano nel nostro settore, ci sono molte persone che hanno fatto molto. Quest'anno è davvero abbiamo visto per l'ennesima volta, è presente, l'anno scorso ci ha presentato il manifesto del fundraising, è il, a me non vorrei sbagliarmi, ma il primo che ha scritto qualcosa, un capitolo di un libro sul fundraising in Italia oramai qualche anno fa, e quindi è davvero è un onore per me dare un riconoscimento ufficiale, simbolico ma molto 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 sentito a Massimo Coencagli. Veramente sentito, grazie. E, vabbè, non serve che lo presenti, gli diamo il microfono per una battuta, perché conoscendolo dobbiamo andare tutti a cena, quindi abbiamo altro da fare, però volentieri. Grazie. Quando mi ha chiamato Luciano l'altro giorno, credetemi, è stata veramente un'emozione, non mi ricordo neanche che ho farfugliato al telefono, tu te lo ricordi? Lasciamo perdere. No, solamente veramente una parola, grazie, perché io ritengo che questo premio sia importantissimo e quindi sento un grande onore, importante perché segna la storia non solo del fundraising in Italia, ma anche credo la storia proprio personale dei fundraiser. In genere un premio alla carriera è per quanto diciamo si è fatto fino ad oggi, e questo mi ha costretto a rendermi conto che sono 35 anni che faccio fundraising e quindi ho qualche piccolo problema anagrafico, e quindi in genere aiuta a guardare al futuro, e io devo cogliere l'occasione per ringraziare se qualche cosa del passato, del mio impegno oggi merita in qualche modo un riconoscimento, e grazie anche ai miei colleghi della scuola di fundraising di Roma che mi hanno accompagnato in 12 anni di impegno professionale. Però io preferisco, e finisco, stai tranquillo, no preferisco vederlo invece più che come una tappa d'arrivo, assolutamente uno sprone, l'ha detto stamattina Valerio aprendo, siamo tutti quanti chiamati a una militanza civica, l'ha chiamata, direi che mai termine è stato più appropriato, e io con questo riconoscimento sicuramente trovo una motivazione in più per essere ancora in prima linea, sono sicuro insieme a tutti quanti voi per dare al nostro paese più fundraising e più qualità nel fundraising. Grazie davvero di cuore. Grazie mille davvero, grazie ancora. Bene, queste erano le... a queste cose ci tenevamo. Adesso l'ultimo ringraziamento va ai nuovi presentatori e un ricordo a chi ha portato avanti insomma, l'eredità. L'eredità era un'eredità difficile, grazie. Marianna Martinoni e Andrea Caracciolo insomma hanno fatto 3 edizioni, quindi Marco e Giusi che si prestano e come dire... Se il buongiorno si vede dal mattino, avanti. Grazie, grazie, ci vediamo Luciano. Più tardi. Bene, grazie a Luciano, grazie a Massimo Coencagli. A proposito, grazie. È arrivato un momento molto importante. Ci lasciamo trasportare ora dalla storia del donatore dell'anno. È partito 20 anni fa. Io in quel periodo aspettavo 2 gemelli ancora, sarebbero diventati 6 figli. Però a un certo punto ho perso uno di questi 2 gemelli e ho sofferto parecchio. E allora ho deciso con mio marito di aiutare un altro bambino, che ci fossero ancora nella nostra famiglia 6 figli. Da lì è iniziata poi una serie di impegni, ci siamo fatti promotori con altre persone qui della zona di creare un gruppo che ogni anno si occupa
di un progetto. Della guerra in Siria se ne parlava da tutte le parti, se ne parlava in tutti i telegiornali. E io mi chiedevo cosa potevo fare per chi rimaneva là sotto le bombe, in guerra. Da dicembre 2015 abbiamo adottato una famiglia siriana, una famiglia cristiana. Io penso sempre, se io mi trovassi nelle loro condizioni, mi farebbe piacere che qualcuno mi potesse dare una mano. Ci ha spinto a sposare in modo completo la campagna promossa da Famiglia Cristiana per il tramite della Fondazione Giovanni Paolo II di adozione delle famiglie in Siria, proprio il desiderio di vedere un'altra famiglia poter restare nei propri posti e poter da lì continuare la cultura, la loro cultura, tramandare poi i loro figli. Il contributo di donatori individuali come la famiglia Ravasio è veramente fondamentale per le nostre organizzazioni. Molto spesso questa comunità di donatori è un po' trascurata, è sottovalutata. Io penso che la loro potenzialità sia molto grande. Per la loro natura sono tanti che donano poco, quindi non è facile prenderci cura di loro come loro si prendono cura di noi. Ed è proprio grazie a loro se può tornare il sorriso sul volto di tanti bambini, come qui, ad Aleppo. Il vincitore dell'Italian Fundraising Award per la categoria donatore è la famiglia Ravasio. Chiamiamo sul palco a ritirare il premio la famiglia Ravasio. Una parte della famiglia Ravasio. Consegna il premio il vicepresidente di ASSIF, Nicola Bedogni. Prego, Nicola. Leggiamo la motivazione. Con il premio alla famiglia Ravasio abbiamo voluto simbolicamente premiare tutti i donatori italiani che aderiscono agli appelli di raccolta fondi. Quei milioni di eroi quotidiani che difficilmente troverebbero spazio in questa tipologia di iniziative, ma che invece rappresentano le fondamenta su cui poggiano tutte le nostre organizzazioni. Guidati dal senso civico e spirito filantropico, la somma complessiva dei loro singoli sostegni costituisce la parte più importante su cui possono contare le organizzazioni non profit, permettendo di portare avanti con continuità progetti a beneficio di intere comunità. Congratulazioni. Bene. Bene. Grazie davvero di essere qui. Corre l'obbligo di una domanda. Certo, direi proprio di sì. Eccolo. E come avete vissuto la notizia del premio, signor Ravasi? Dire come l'abbiamo vissuta non è facilissimo, nel senso che è arrivata la chiamata telefonica da Chiara, dalla Fondazione Giovanni Paolo II, mentre eravamo seduti a pranzo e al momento non ho capito assolutamente niente di cosa mi stava dicendo, tant'è che dopo un po' che lei parlava io ho detto ma scusa Chiara, di quale contributo mi stai parlando? E mi ha detto il contributo di partecipare al Festival Fundraising 17 e ritirare un premio alla famiglia donatore. Ma perché noi? Perché proprio noi, sapendo che le famiglie che hanno sposato la causa, adottiamo una famiglia siriana promossa da Famiglia Cristiana, dalla Fondazione Giovanni Paolo II, sono ben 10.000. Alcune motivazioni ci sono state date e ci crediamo, sappiamo anche benissimo che quante altre migliaia di famiglie rispondono a queste caratteristiche. Quindi vorrei da parte vostra adesso, se è possibile, immaginare che qui sul palco con noi ci sono altre 9.999 famiglie. Bravo.
Bravo. Grazie. Grazie davvero alla famiglia Ravasio e un grazie davvero anche a tutti i donatori italiani. Bellissimo. Grazie. Beh, questo forse è il premio, insomma, è sentito questo premio direi tra noi, proprio no? Di sì, direi proprio di sì. Eh sì, infatti. Sono entrambi dei momenti molto importanti. Infatti. Da te forse in particolare anche. Da me in particolare, sì, effettivamente da me in particolare quest'anno. Dunque passiamo alla categoria Fundraiser 2017 e scopriamo insieme la storia del fundraiser dell'anno. Ah, io mi voglio sedere. In uno dei paesi dell'Umbria, recentemente colpiti dal sisma, sorge il monastero di Santa Rita da Cascia, uno dei monasteri più suggestivi d'Italia. È tra queste mura che le suore agostiniane mettono in pratica gli insegnamenti di Santa Rita, curando progetti a sostegno dei più deboli, come la scuola della Beata Maria Teresa Fasce, in Kenya, o l'alveare di Santa Rita, una casa d'accoglienza adiacente al monastero che da quasi 80 anni aiuta minori in difficoltà. Quando ho incontrato le monache per la prima volta e loro mi hanno raccontato il momento difficile che stavano attraversando, Madre Natalina, la badessa, lei ha detto una frase che mi ha fatto capire che questa era una partita che andava giocata. Mi ha detto: Roger, noi non siamo sicure di poter continuare a occuparci delle ragazze dell'alveare di Santa Rita. In quel momento lei aveva messo a fuoco l'idea di sostenibilità della carità e come fundraiser non potevo chiedergli meglio. Roger si è trovato con una realtà, diciamo, un po' disorganizzata. Lui e il suo gruppo di lavoro sono entrati, diciamo, quasi in punta di piedi. Lui ha avuto la bravura di mettere insieme le cose e di rilanciarle con nuovi progetti e anche con nuove tecniche. Dal 2010, con professionalità e dolcezza, Roger ha guidato il percorso di trasformazione, portando il fundraising moderno all'interno di un'istituzione storica. Con le monache è stato importante l'ascolto, che non era uno dei miei prodotti di serie, è un optional su cui ho dovuto lavorare in questi anni. Loro mi hanno insegnato l'ascolto ed è stato importante per proporre le giuste attività nel giusto momento. Una delle attività che noi svolgiamo quotidianamente, ad esempio, è l'attività di auguri, di buon compleanno e di buon onomastico. E questo le persone lo apprezzano perché questi piccoli gesti sono concepiti come attenzione alle persone. Grazie alla cura delle relazioni, Roger e i suoi collaboratori sono riusciti a creare un legame affettivo tra i donatori, il monastero e i ragazzi dell'alveare. Il progetto Porte Aperte dell'Alveare ne è un esempio. Non sono più due mondi distinti, sono due mondi che sono venuti a toccarsi, a conoscersi, cosa che prima dell'arrivo di Roger era non irrealizzabile, impensabile. Il fundraiser è un decatleta, non è uno specialista di un'unica disciplina, deve essere in grado di muoversi su più fronti. Volendo fare un paragone enigmistico, pensando a quel giochino in cui deve unire i punti con i numeretti, il fundraiser è quello che dovrebbe già vedere la figura prima di prendere in mano la matita. Poi in un secondo momento prende in mano la matita con il resto dell'organizzazione, tutti quanti, non solo un gruppo di fundraising, e si uniscono i puntini per arrivare alla figura finale. Ecco, Roger è una persona che ti costringe a metterti in gioco, ma la cosa che lo rende leader, secondo me, è che nel mentre in cui pretende, nel mentre in cui ti sta chiedendo un sacrificio, tu lo fai perché vedi che lui sta facendo la stessa cosa. Il suo entusiasmo, no? la sua voglia di fare, che a volte non gli stai neanche dietro. La sua età forse dovrebbe mettere più camicie che t-shirt dei cartoni animati. Ma io lo racchiudo in una immagine, è come un vulcano attivo che bisogna tenere sotto controllo. Il vincitore
vincitore della sesta edizione dell'Italian Fundraising Award per la categoria Fundraiser è Roger Bergonzali. Chiamiamo sul palco a ritirare il premio Roger Bergonzali. Grande, Roger, grande. Consegna il premio Luciano Zanin. Ed ora leggiamo assieme la motivazione. Roger Bergonzali si è contraddistinto come fundraiser per essere stato in grado di coniugare la tradizione centenaria delle monache di clausura del santuario di Santa Rita d'Acacia con le modalità più innovative di raccolta fondi, ponendo al centro le persone e le relazioni rispetto alla dimensione economica. Inoltre, in questi anni, si è sempre impegnato a far crescere la professione e la cultura del fundraising, condividendo con grande disponibilità le proprie conoscenze e competenze con colleghi e neofiti. Grazie, il palco è tutto tuo. Non mi capita spesso di avere l'applauso ancora prima di parlare, quindi posso solo peggiorare la situazione, dovrei fermarmi qua. Quest'anno la giuria l'ha combinata grossa dandomi questo premio e non contenti mi concedono anche questo spazio per provare a far di peggio, vediamo che salta fuori. Per me è stato un premio assolutamente, sono onorato di questo premio adesso, ma sono stato sorpreso per tanto tanto tempo. Questa sera vorrei utilizzare questi pochi minuti non per raccontarvi la mia personalissima storia di fundraiser, in parte l'ha già fatto il video, vorrei piuttosto mettere a fuoco quegli elementi del mio cammino professionale che sono patrimonio di noi tutti, di tutti i fundraiser. E in più ci vorrei mettere anche qualche elemento legato alla visione del nostro mondo. Insomma, non vorrei raccontare una storia fine a se stessa, piuttosto vorrei allargare un po' l'orizzonte. Per farlo userò anche un po' di immagini col telecomando che Luciano mi ha prontamente portato, l'avevo scordato. Prima però concedetemi di ringraziare, di ricordare un po' di persone. Inizio con la mia famiglia, Barbara, Greta, Filippo e Teo. In questi mesi sono stati mesi davvero intensi, vi ho tolto diverso tempo e tante attenzioni. In cambio mi avete sempre dato sostegno e comprensione. Grazie. Poi c'è chi ha lavorato con me, chi lavora con me. C'è chi lavora con me, in particolare Monica, che lo fa da 11 anni. Da 11 anni mi supporta e mi sopporta, nessuna delle due cose è semplice. E se oggi sono su questo palco lo devo anche alla sua tenacia e alla sua professionalità. Poi c'è Valentina e c'è il gruppo che Acacia si occupa di database e di donor care, che sono due aspetti centrali del nostro fundraising orientato alla relazione. Devo ringraziare il board delle monache, che ha sempre avuto fiducia in me, è una persona importante, che è Emilio, che è seduto qui di fronte, che è sempre intervenuto nei momenti difficili, spesso rendendo possibili situazioni che sembravano impossibili al momento prima. Prima ci ho scherzato con la giuria, ma li ringrazio perché davvero mi ha sorpreso il premio e mi sta onorando. Il mio senso di appartenenza ad ASSIF passa sicuramente attraverso il mio gruppo territoriale dell'Umbria, che non so dov'è in mezzo a questa sala. Li devo ringraziare, le devo ringraziare, perché la componente femminile è dominante, per la pazienza che hanno sempre nei ritardi delle mie risposte alle email o nelle mancate risposte. Grazie, grazie anche a voi. Questo è un luogo particolare, esiste da 10 anni. Da 10 anni noi possiamo fare formazione network, un luogo unico in Italia, quindi
voglio assolutamente ringraziare anche Valerio e tutto il suo staff per quello che ha fatto in tutti questi anni e per rendere possibile anche questo. Poi voglio tornare alla mia famiglia d'origine. Penso soprattutto a mio papà e mia mamma. Mia mamma che non ha capito il fundraising cosa sia. E la situazione è peggiorata vistosamente, sempre per colpa della giuria, quando le ho dovuto spiegare che mi davano un premio per qualcosa che lei effettivamente non aveva messo a fuoco. Eccola qua. Non ce l'ho sto tatuaggio, eh. Frasi del tipo, ho capito che ti occupi di fundraising, ma esattamente cosa fai? Oppure, è un mestiere? O altri ancora che dicono, ma ti pagano per farlo? Spesso sono frasi che pronunciano le nostre mamme, le zie, le nonne, un po' preoccupate per il nostro avvenire. Anzi, a quanti di voi è capitato almeno una volta di sentirsi dire una frase del genere? Mi date un aiuto? Proviamo a alzare la mano? Dai, grazie, sono meno solo adesso, grazie. Allora, iniziare un discorso di ringraziamento con un momento di frustrazione, perché un po' di frustrazione ce lo dà, è un po' inusuale. Allora, per rifarci, cambiamo settore. Andiamo al cinema, cinema e fundraising. Ho in mente un grande film, non un film di nicchia da vedere in qualche scomoda sala d'essai un martedì sera alle 11, ma un grande capolavoro del cinema americano. Questa è una storia di fundraising. Ora, pensare a Dan Aykroyd e John Belushi come colleghi è un po' particolare, questo lo riconosco. Però se ci pensate bene è davvero una storia di fundraising. La loro mission è scongiurare la chiusura dell'orfanotrofio, gestito da suore cattoliche, in cui loro sono cresciuti. Per farlo servono $5,000. Per raccoglierli organizzano un concerto mettendo assieme la vecchia blues band. Il film è questa storia qua. Quindi non fanno altro che un evento speciale come ne realizziamo noi per le nostre organizzazioni. Quindi Blues Brothers è un film di fundraising, di più, è un film di fundraising cattolico. Allora, la vita e il fundraising sono due cose così serie che secondo me non vale la pena di affrontarle in modo serioso. A conferma di questo, le origini del cammino della nostra fondazione risalgono al più grande pesce d'aprile che il non profit e il fundraising ha ricevuto. Era il primo d'aprile del 2010, chi si occupa di Direct, se lo ricorda bene, aumento delle tariffe postali all'inverosimile dopo il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Sviluppo economico, vabbè. Ci troviamo in un momento di difficoltà, una crisi, non sappiamo come rispondere. E in fondo, se io mi sono trovato a Cascia a rilanciare un modello di fundraising dove c'era un fundraiser, la Provvidenza, e un unico, era così, e un unico canale di raccolta fondi, una rivista con un bollettino di conto corrente che veniva spedito a tantissimi donatori, che all'improvviso costava uno sproposito, lo devo a un momento di crisi. Le nostre organizzazioni non amano tanto le crisi, nessuno ama le crisi, le nostre organizzazioni non amano il cambiamento. Perché si pensa, più che nelle aziende, che cambiare significhi snaturarsi. Il cambiamento è una grande opportunità. Per me è stato importante, in quei momenti di crisi, potermi affidare ai grandi valori che a Cascia ci sono attorno alla figura di Santa Rita, e ci sono da secoli. Tutte le nostre organizzazioni nascono attorno dei valori, e il nostro lavoro come fundraiser non è nient'altro che prendere questi valori e portarli verso l'esterno e condividerli con chi sta fuori. In un momento molto duro, molto difficile, dopo i terremoti dell'ottobre del 2016, l'abadessa del monastero, che ha voluto la nostra fondazione, mi ha detto questa frase: la carità non l'abbiamo mai fatta col superfluo. La carità non l'abbiamo mai fatta col superfluo. Mi viene in mente la famiglia che mi ha preceduto e il collegamento, io non sapevo che sarebbero stati premiati, che sarebbe stata premiata una famiglia con una storia del genere e lo trovo molto adatto.
Se la parola carità vi va un po' stretta, ad alcuni può andare stretta, metteteci tranquillamente solidarietà. Lasciate però l'iniziale maiuscola, che ci sta bene. Quanto è bella questa frase? Questo è un inno e un manifesto alla cultura del dono e al fundraising. Quanto sarebbe bello se noi fundraiser riuscissimo a trasmettere questa visione ai nostri donatori. Ma anche qui, se ci pensate bene, ci sono già dei donatori che hanno questa visione. Sono i nostri volontari. I nostri volontari sono donatori di tempo. E il tempo, fino a prova contraria, nel 2017, è tutto fuorché superfluo. Ma noi abbiamo le capacità, abbiamo i poteri per trasmettere questa visione ai nostri donatori? Ora, vi concedo che il salto dalla badessa all'uomo ragno è impegnativo. Siccome non sono un supereroe, parto dalle grandi responsabilità. Queste ce le abbiamo, le grandi responsabilità, nei confronti dei nostri beneficiari, nei confronti della nostra mission, e poi siamo fundraiser, nei confronti dei nostri donatori. Sulle responsabilità ce la siamo cavata bene, dai. Cosa dire dei poteri? Come facciamo ad alimentare questi poteri che dovremmo avere? Attraverso la formazione, in luoghi come questo. Attraverso il network, che è un altro elemento di forza. E attraverso la sperimentazione, spingendo sempre un po' più là le nostre attività, non accontentandoci. Ora che sappiamo come far crescere i nostri poteri, li dobbiamo applicare. E come li applichiamo? Scegliendo le giuste attività di fundraising per la nostra organizzazione. E questo è un primo passo, ma non basta. Dobbiamo farlo nei giusti tempi, se no non andiamo da nessuna parte. E infine, avendo grande attenzione sulle partnership. Mi riferisco alle consulenze, ai fornitori, alle attività in outsourcing. Dobbiamo scegliere secondo un criterio di eccellenza. E qui mi piace ricordare delle persone, Maria Pia, Maurizio, Giovanni e Bruno. Loro sono le persone che hanno in questi anni creato la nostra identità visiva, la nostra comunicazione. E loro sono esattamente quest'idea di eccellenza personale, umana e professionale. Bene, i poteri adesso ce li abbiamo, affrontiamo qualche sfida. Brutto, eh? Vi presento il lato oscuro del fundraising. Ecco, con l'applauso mi sono fatto anche un po' di amici, va bene così. Se ci pensate anche qui, bene, a ogni convegno di fundraising c'è sempre una sessione dedicata al difficile rapporto del fundraiser con il board. Una delle nostre sfide è quella di riuscire a dialogare col board e per farlo dobbiamo metterlo nelle condizioni di parlare la nostra stessa lingua. Lo dobbiamo fare, è una sfida. Se io sono qua, lo devo a un board che molto particolare. Io sono fortunato, io ho un board che dal principio mi ha dato fiducia e mi ha concesso il dialogo sempre. E questa è merce rara. Ma cosa succede se un board non dà fiducia e non si affida alla professionalità di un fundraiser? Ci sono solo due vie d'uscita. O cambia il board, nelle persone o nell'attitudine, o cambia il fundraiser. Non ci sono altre alternative. Diversamente noi avremo fundraiser preparati ma frustrati, perché non possono mettere in pratica le loro conoscenze, e dall'altra parte avremo un board che dice: vedi che il fundraising alla fine per noi non funziona tanto bene. E qui c'è più di un caso e sicuramente ce li avete in mente anche voi. Bene. Dalle sfide interne passiamo alle sfide esterne. Non preoccupatevi, nessuna campagna di crowdfunding per gli alieni maltrattati nell'area 51 del deserto del Nevada. Solo questa immagine per simboleggiare la necessità di condividere le nostre conoscenze, le nostre informazioni. Noi dobbiamo fare circolare il know-how. È importante.
Lo possiamo fare dentro degli ambiti formali, ma meglio ancora se troviamo degli ambiti informali, in cui i risultati, le esperienze, i fallimenti, come si diceva questo primo pomeriggio, le visioni, i fornitori, ci scambiamo tutto questo in grande libertà e trasparenza. Questa è l'idea che c'è dietro. Io questo lo faccio da un po' di tempo e lo faccio assieme dei colleghi che poi sono diventati amici dentro questa dinamica. Persone come, ce n'ho lì un paio, Fabio, Marco, Arnaut, Andrea, Katia, Cristina, anche Alberto e altri ancora. Se io sono cresciuto come fundraiser, lo devo alla loro disponibilità a condividere le loro conoscenze con me. Però per farlo bisogna giocare in grande trasparenza e mettere tutte le carte in tavola. Questo non tutti sono disposti a farlo e probabilmente, io non vedo motivi per non farlo, però probabilmente chi non lo fa ha paura di perdere i propri donatori. È solo questa la risposta che riesco a darmi. E anche qui non vedo un motivo. Una ricerca di Eurisco dello scorso anno, quindi non degli anni 20, ci dice che il 61% dei donatori italiani, 6,3 milioni di persone, già sostiene due organizzazioni, almeno due organizzazioni. Quindi dov'è il problema? E tra l'altro quelle informazioni non funzionano in tutti i contesti. La mia associazione è diversa da quella di Fabio, da quella di qualcun altro. Abbiamo una storia diversa, un'identità diversa, un modo diverso di rapportarci. Quindi veramente non c'è necessità di tenersi le cose per sé. Questa dinamica è uno straordinario, ve lo dico perché l'ho testato, è uno straordinario acceleratore della crescita del nostro fundraising e delle nostre organizzazioni. Provateci. Andrea è un angelo di 10 anni, volato in cielo 2 anni fa, per una di quelle malattie subdole che molte delle organizzazioni che sono qua al festival combattono giorno dopo giorno. Andrea Libera Tutti non è neanche un'associazione, è un'idea, è uno spirito che lega dei volontari e la straordinaria famiglia di Andrea. Da lì è nato un evento di raccolta fondi, un evento di raccolta fondi che ruota attorno al calcio, la grande passione del piccolo Andrea. E partecipando a questa iniziativa ho riscoperto la bellezza della fatica del volontario, la fatica di andare in tutti i bar del quartiere a rompere le scatole ai baristi perché mettessero la locandina nella loro vetrina e avessero coscienza di quello che c'era in quella locandina. La bellezza di vedere i compagni di Andrea, i compagni di classe di Andrea, raccogliere i fondi nei modi più incredibili in memoria del loro compagno. La commozione nel vedere le mamme dell'immancabile banco dei dolci festeggiare per ogni torta che ci avvicinava al traguardo. Come fundraiser non dobbiamo perdere lo spirito che contraddistingue i volontari. E adesso arrivo verso la fine. Vi libero, eh? La cena c'è ancora un po' di tempo. Concludo con uno stile che è un po' lo stile dei nostri colleghi anglosassoni, no? Hanno sempre queste belle formule che riescono a riassumere in un numero e una lettera un concetto, una visione. Il mio numero è il 3 e la mia lettera è la C. Questo è quello, è la sintesi della sintesi del mio modo di essere fundraiser. La prima C è il cuore. Il cuore che ci fa innamorare della mission della nostra organizzazione. Il cuore che ci fa rimanere in ufficio ad oltranza, perché c'è quella campagna da portare a casa a tutti i costi, che non può aspettare. Questo era un lapsus freudiano. Adesso non voglio entrare nelle vostre storie di compagne dentro gli ambienti di lavoro, non ritiro subito. Però è quello che ci fa andare oltre, è anche quello che ci fa capire che facciamo uno dei lavori più belli del mondo. La seconda C, il cervello. Noi dobbiamo sapere analizzare i dati, dobbiamo avere una parte razionale di analisi dei dati per essere buoni fundraiser. C'è anche la componente creativa, dobbiamo essere creativi nel proporre nuove soluzioni, sicuramente. E dobbiamo, il festival ne è una dimostrazione,
continuare con la formazione, dobbiamo costantemente formarci. E poi c'è la terza C, che non arriva. Questa per me Io so che adesso verrò ricordato sempre per la terza C. È un rischio che volevo correre. Al quadrato perché fortuna, ci serve della fortuna per fare le nostre cose, e ci deve essere impegno. Tutte le altre interpretazioni sono vostre, me ne dissocio. Fortuna e impegno. La fortuna di fare davvero uno dei lavori più belli del mondo. E ci dobbiamo mettere tutto l'impegno del mondo per meritarci questa fortuna. Grazie. Grazie, grazie Roger. Sei un esempio per tutti noi. Ci è piaciuta molto la tua sintesi. Molto, molto. Bene, siamo giunti quasi alla fine di questo bel evento. E prima di chiudere, a nome di ASSIF, volevamo ringraziare il Festival del Fundraising per la preziosa collaborazione e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa magnifica serata. Naturalmente vi attendiamo per la prossima edizione, quindi nel 2018, e ci auguriamo che il prossimo fundraiser dell'anno sia già qui, in questa sala, questa sera. Vi lasciamo alla cena e naturalmente vi ringraziamo naturalmente tantissimo, e se volete sapere qualcosa di più di ASSIF c'è lo stand vicino al bancone d'entrata. Grazie tante. Buona serata a tutti, da Marco, da Giusy Battain, e buon festival a tutti.